Grazie mille Elisa, buonasera a tutti, sono Dasid, speedrunner di Outlast da circa 2 anni. Oggi speedrunnerò il DLC di Outlast, che è un survival horror molto famoso, spero. E nulla da dire, spiegherò tutto durante la run, il timer comincia tra 3, 2, 1, via. Allora, cominciamo subito con un door clip, che sarebbe già un glitch. Allora, prima di tutto, no out of bounds, che è questa categoria, tratta di completare il gioco senza andare fuori dalla mappa. Ok. E il primo glitch che ho fatto era un door clip, e il door clip si tratta di trattare in un modo strano la hitbox della porta per renderla non fisica e poterci passare attraverso. Lo useremo anche dopo, per motivi molto più utili. E prima sono salito sopra un letto. Non so come funzioni quel glitch, non credo che qualcuno lo sappia, perché ci si china di fianco a un letto e poi si sale sopra. Non, boh. Però la finestra di quella porta dopo non ha una hitbox, quindi ci posso passare attraverso e skippo una cutscene di tipo 30 secondi e già salvo molto tempo. Ora qua c'era questa tubatura abbastanza noiosa. L'evento. Allora, qua, usando metodi, aprirò la porta velocemente. E non è un glitch, si può fare anche in glitchless. Qua userò un altro door clip, perché una volta che premo il bottone che c'è in quella stanza, sarò obbligato a rimanerci dentro, ma no, io non voglio restarci dentro e passerò attraverso. Quindi, aspettando un timing abbastanza preciso che la porta qua si apra della decontaminazione, con un certo tamincesco pure, e adesso incontriamo il primo nemico main di questo gioco. Allora, qua faccio il 7 quit perché salva tempo, perché parto già correndo dopo che ho fatto un 7 quit. E il primo nemico che incontriamo in questo gioco è Frank Manera. È quasi tutto nudo, mangia le persone con una motosega ed è una brava persona, insomma. E vabbè, lo saltiamo ovviamente, a noi non ci interessa della sua esistenza. Dopo forse sì, se fa il cattivo. Un altro 7 quit, molto molto utile, sempre per cominciare ad andare veloci, molto veloci. E adesso l'obiettivo è prendere una chiave per, ecco ancora Frank Manera che ci insegue, sempre sul pezzo lui. L'obiettivo qui è prendere una chiave e sbloccare delle manette che, oltre che a bloccare un morto, bloccano anche una porta. Quindi noi ci serve passare attraverso la porta, non ci interessa del morto ovviamente. Siamo speedrunner, non abbiamo tempo per quelle cose lì. Ora quel tipo lì che ha sfondato la porta sparisce e Frank Manera ci inseguirà ancora. Si può notare dalla musica, in teoria ansiogena, che non è. Ora abbiamo trovato la chiave, sblocchiamo. C'è una cassa in tipo 2 secondi che skippo usando un 7 quit. Ora partiamo sempre correndo e qua ci sarà il primo warride. Un warride è quando aprendo una porta piano piano la nostra hitbox diventa più piccola e quindi possiamo fare cose. Tipo stare adiacenti al muro e passare attraverso piccoli spazi. E qua ho skippato una cutscene di tipo 1 minuto, quindi altro time save molto grosso. Qua invece, andando qui, prenderò un checkpoint che sporge dal muro, che è tipo 1 minuto più avanti anche lui. Ed è tutto in bounce. Ok, allora, recentemente, questo gioco aveva una meccanica che si chiamava i BOPS, dove recentemente sono stati bannati perché dipendevano dagli FPS e certe persone non raggiungevano quegli FPS, quindi erano molto svantaggiate. E quindi hanno deciso di bannarli ed erano considerati anche RNG quando erano anche gli FPS giusti, quindi hanno deciso di bannarli. E
Ok, quella era una delle poche meccaniche che hanno bannato insieme a uno skip alla fine del gioco. Che io farò comunque perché c'è una categoria a parte, solo per questa categoria con questo skip, quindi va bene. Altri door clip qua e là perché è più veloce di aprire una porta se si fanno veloce. Qua c'è Frank che ci può dare una sberla e non me l'ha data. Grande Frank. Ci segue sempre Frank. Cerca di sfondare la porta. Molto cattivo. Ora l'obiettivo è girare una valvola che dovrebbe fermare la gassificazione di quel posto lì. Perché io ci devo passare attraverso e muoio se lo faccio. Cioè non si aprono proprio le porte. E quindi qui saltando Frank. Doggiandolo, non l'ho doggiato, mi ha dato una sberla, ce ne faremo una ragione. Mi ha dato questa felicità. Adesso disattiviamo la valvola e poi potremo passare per quel punto lì. Anche qua, girare la valvola è. Girare la valvola dura tipo 2 secondi la cazzo, quindi si skippa con un 7 quit. Qua in quel ci sono due corridoi, in quello a sinistra c'è Frank. Andiamo in quello a destra e faremo un door clip e Frank. Non lo vediamo più per il resto della run. Goodbye, Frank. E ora c'è uno skip che non mi piace, non è divertente da fare, per niente. Nel giochi d'un fiato dal vivo di marzo dell'anno, no, di quest'anno, sì. Sono stato costretto a fare la strategia glitchless perché non riuscivo a fare questo, ma adesso spero di esserne abbastanza competente. Evidentemente non lo sono, però possiamo fare un po' di try prima che perdiamo completamente un botto di tempo. Devo prendere il momentum e andare abbastanza veloce. Perfetto, finalmente. Terzo tentativo, non male. Poteva andare peggio. Di solito quando si va per una run decente si prova a fare primo tentativo perché sennò è un problema. Cioè si perdono, come si può vedere, tipo. Come avete visto, tipo 5 secondi ogni volta che si sbaglia. Purtroppo. Ora si fa un altro wallride da questo lato. Per passare in uno spazio stretto stretto qui vicino. Si sale la scala. E si fa un save and quit per salvare altri 2 secondi circa. Ora qua ci sono un paio di corridoi lunghini, circa. Qua c'è un tipo che ci corre incontro, simpatico. Qualsiasi cosa che succede in Outlast è praticamente un meme per la community. Perché fa ridere delle volte. Ok, ora purtroppo non è ancora stata trovata, non so se verrà mai trovata, speriamo di sì. Ma c'è una cutscene che purtroppo non potrà essere skippata. Perché non c'è un modo, apparentemente si va out of bounds per skipparla, ma questa run non ce lo permette. Quindi sarà circa un minuto di cutscene a partire da adesso. Allora ne approfitto per leggere una dizione di Wolfgang che dice: Aio da Zita è il momento della speed. Grazie mille per i 5 euro donati. Ci avviciniamo sempre di più al goal di 1000 euro. E vi ricordo che abbiamo anche l'incentivo ancora per la prossima run, che verrà chiuso a conclusione di questa. Magnifico. Allora, la cutscene è quasi finita. Cioè, è finita adesso. Perché sentite il rumore di questo personaggio molto famoso che è Chris Walker, che è il principale nemico di Outlast, sia nell'1 che nel DLC, che ci inseguirà non per tutto il tempo, però a
per gran parte, eccolo. Noi lo non lo doggeremo, scherzo. Sono scarso. E però è lì che ci insegue sempre, anche lui. Perché... sì. Nell'uno però ci inseguirà fino a un certo punto. Per ovvie ragioni. Ma qua smetterà... cioè, è solo questo il punto in cui ci inseguirà. Qua c'è l'iconicissimo Father Martin. Il personaggio preferito di tutta la community di Outlast. Anche il mio personaggio preferito, ovviamente. Ok, qua ci sarà l'ultimo inseguimento di Chris Walker. Che ci inseguirà per questo punto, ma smetterà tipo subito a inseguirci perché, boh, siamo troppo veloci. Essere veloci... siamo molto veloci. Qua dovrà caricare un capitolo intero perché non è, il gioco non è capace di farlo prima. Purtroppo. Ah, ok. Questo è un hard landing, cioè mi abbasso quando atterro. Però delle volte lì non succede. E tipo faccio un salto. E non perdo tipo 3 secondi. Questo è uno dei capitoli che io facevo in individual level quando i biop erano ancora legali. Perché essendo tutto piatto era molto più semplice farli. E in questa zona per qualche motivo andava agli FPS necessari per farli. Per fare i biop appunto, che purtroppo non si possono più fare. Cioè meno male delle volte purtroppo. Qua devo tirare una leva e... fare un save and quit appena la tiro, perché tirare giù la leva sono 2 secondi e noi siamo degli speedrunner e non li vogliamo subire nell'in-game time, ovviamente, perché il caricamento dura sempre di più. E la leva serviva a disattivare della corrente che elettricizzava il cancello, che è lì, che però passando di qua si rielettricizzerà, purtroppo, perché qualcuno la riattiva. Cattivo, molto cattivo, non si fa. E niente, adesso la disattivo per una seconda volta e poi c'è la parte più insidiosa della speedrun, diciamo, ecco. Perché arriva l'ultimo nemico principale di questo gioco. Eddie Glasskin. Una persona molto particolare, perché il suo capitolo è il capitolo che dura di più. Nella speedrun Glitches il suo capitolo dura 14 minuti ed è metà della speedrun, perché ha una cutscene di 5 minuti dove prova a tagliare le nostre parti intime con una motosega. Però meno male, noi quella parte la saltiamo con un glitch molto difficile. Cioè non è che è difficile, è poco consistent. Adesso dobbiamo salire la tromba delle scale. E ci butteremo nel di sotto con una cutscene di 30 secondi non skippabile e lo incontreremo successivamente, perché quella parte ci consentirà di arrivare al suo capitolo Vocational Block. Ok, questa presa era molto rischiosa, ho rischiato di cadere, però era molto bella. Ora ci sono 20 secondi. Mi introduco al volo con Gidano che dona 1 euro e dice: Dazid, c'è qualcuno dietro di te. Moncas. Grazie mille, Gidano, potevi scegliere di mettere il tuo euro su Garfield, non l'hai fatto, ma voi potete farlo perché sei solo 2 euro di distanza dal primo. Ok, precisamente fine della cutscene. Adesso c'è un posto che sembra un po' un labirinto, perché è pieno di scatole, pieno di cose, scaffali, tavoli dovunque, cose a caso che non si sa chi abbia messo qui. E si sente parlare una persona che parla da sola, ed è tipo il pupillo di Eddie Glasskin, che noi scappando da questo tizio qua arriveremo ad Eddie. Oh, un impiccato. Outlast.
Questo di solito è un jumpscare. Di solito. Ora passeremo tra i muri. Loro ci sentiranno, purtroppo. E dopo, se riusciamo, facciamo un grande dodge e li buttiamo a lato e li doggiamo, sperando di doggiare questa persona qua. Se succede, fa molto ridere. Se non succede, fa ancora più ridere. Ok. Siamo dentro i muri, ci sono tipo 6 strati di mura. Come se fosse un castello. Ok, ora proveremo a fare il grande dodge. Li abbiamo spostati a lato, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Potrebbe non succedere delle volte e perdiamo tipo 5 secondi. Ma a noi non interessa. Ora qua scendiamo per le scale in modo veloce perché non ci piace farlo in modo lento. E ora cose macabre che si vedono sullo schermo, eviterò, cercherò di evitarle, sperando di riuscirci. E ora lo vedremo per la prima volta in faccia. Eccolo, però mi devo girare perché sennò non è più una speedrun. E ora ci passeremo attraverso, tipo così, e lui sparisce appena lo passiamo, quindi è una buona cosa questa. Il punto è che non è che ci può colpire e poi ci uccide in due colpi, ma ci one shotta, sfortunatamente. Quindi bisogna stare molto attenti a Doorclip, ok, bisogna stare molto attenti a lui. Lo eviteremo, forse. Ora, lui in teoria ci sta inseguendo. E ora attueremo il glitch che ci permetterà di saltare una cutscene di 5 minuti buoni. Che non vogliamo perché è troppo... che siamo speedrunner. Ok. Perfetto. Qua c'è una cutscene di 15 secondi. Qui provando a scappare. Più o meno la lore di Eddie Glaskin è che lui cerca una fidanzata. Cioè... prende maschi, li rende femmine e poi si lamenta che non sono femmine e li uccide. È quello che succede. E poi li impicca. E infatti si sta già lamentando con me. E poi mi uccide. Prova ad uccidermi per tutto il tempo. È molto strana, macabra come cosa, terribile, però. Ok, ora vediamo di fare l'elevator clip. No! Niente. Ci possiamo riprovare. Non ha funzionato, ma possiamo riprovarci. Possiamo riprovarci. E gli skip purtroppo sono molti, sono così. Bisogna sperare che accadano. Magnifico. È successo. Second try, va benissimo. Io mi blocco qui, l'ascensore passa, io cado al piano di sotto e salto tipo 10 minuti di gameplay glitchless. Molto bella come cosa, molto molto bella. Ora, visto che eravamo caduti su una scheggia di legno molto grande, stiamo zoppicando e Eddie Glaskin corre molto più veloce di noi. Ed è questo il problema di questa parte. Che in caso si farà glitchless e si perderà 15 secondi, perché? Perché sì. Però volevo farvi vedere una cosa molto bella se riesco a fare questo glitch, perché fa accadere cose strane. Ora mi concentro un attimo per fare questa cosa e poi spiego quello che è successo. Qua il door clip ci torna utile, perché noi dobbiamo passare attraverso la porta, lui deve aprirla. E ora se ci raggiunge è un problema. In teoria non ci raggiunge, ma non vorrei parlare troppo presto. Sto andando abbastanza veloce. Non ci ha raggiunti, questa è una cosa molto positiva.
Questa è una cosa molto positiva. Si può continuare la run in modo successful. E ora ci saranno cose molto divertenti da vedere. Tipo, avendo saltato la parte glitchless. Qua c'è una cutscene dove appunto mi vuole impiccare. E lui mi vuole impiccare perché è molto simpatico. Uno. Pugno, pugno. E adesso vedremo una cosa. Tipo, ce ne sono due. Uno non ne bastava e quindi vogliamo aumentare il livello di difficoltà di questa cosa mettendone un altro. Il problema è una cosa: che io per liberarmi da questa fune dovrò muovere il mouse, ed è l'unico momento in cui l'altro Eddie mi può colpire. Se mi uccide nel mentre sto provando a fare questa cosa, il gioco crasha e fa molto fatica a chiudersi Outlast per qualche motivo in questa situazione, e quindi sarebbe praticamente la fine della run. Adesso devo muovere il mouse appena me lo chiede per evitare che quello gli faccia. Dai. Ok, se avesse fatto un colpo in più sarei morto e la run sarebbe morta, il computer pure e la live e tutto. Outlast è un rischio per molti aspetti, ma ovviamente noi non vogliamo correre con l'altro Eddie che ci insegue, quindi faremo un save and quit per tornare alla normalità. Adesso facciamo un save and quit tranquillamente, torniamo dove eravamo prima, normalmente, alla normalità. Quindi la porta di exit che avevo aperto con la chiave prima che arrivasse Eddie a romperci le scatole ora è apribile, quindi possiamo aprire e possiamo veramente scappare. Ma vorrò farvi sentire una cosa, perdendo 5 secondi. È una frase di dialogo molto divertente ed è, penso, uno dei meme più grandi nella community di Outlast. Ascoltate bene perché è molto importante. Ora c'è la parte. Perfetto. Il dialogo più bello di questo gioco. Se l'avete sentito, avete letto i sottotitoli, si può capire il motivo. Questo gioco delle volte mette di queste perle qua che rendono il gameplay molto più divertente. Si considera che questa è la parte finale. Fa anche rilassare un minimo. Ok, save and quit, ci siamo, questa è la parte finale quasi, dove arriviamo a un glitch, che è il Jeremy Skip, che hanno voluto bannare perché era RNG. Io ero contro questa cosa, ovviamente, perché non ha senso bannare uno skip se è RNG, però ho messo una categoria a parte che puoi fare questa categoria con quello skip. E visto che è RNG, noi lo proveremo, perché tanto cosa abbiamo da perdere? Male che vada, si perde un minuto ed è tipo l'ultima cosa del gioco, perché là davanti c'è la fine. Che succede è assurdo. No, non è successo. Non è successo. Purtroppo non è successo. Poteva andare meglio, però non ci è andata bene. È andata così. Adesso Jeremy fa una brutta fine. Abbastanza. Eh sì, vediamo il suo corpo un po' dovunque, che su di noi, circa. Adesso noi zoppicando, quando avremmo potuto correre se avessimo attuato questo skip. Ecco, con lo skip saremmo letteralmente, avremmo letteralmente corso dritto, saltando lui che ci attaccava, andando dritti alla macchina della fine e arrivando alla fine. E, ok, non andava avanti, va bene. Quella là è la macchina della fine, quindi letteralmente l'ultimo glitch del gioco era RNG e salvava un minuto. Il mio PB è con questo, quindi è molto difficile fare le run.
Ok, siamo quasi a tempo. Da 3, 2, 1, time. Questa è la fine della run. Non so quanto ho fatto di tempo, però di in-game time è 23 minuti e 06. Noi sono 24 minuti e 50, quindi Ok. perfettamente in orario con il tempo che Preciso, avevi preciso, stimato. preciso. Magnifico. E niente, questo era Outlast Whistleblower, no out of bounds. Complimentissimi da Zid, bravissimo e anche molto divertente comunque da guardare. Ho visto in chat, erano tutti un pochino comunque impauriti, però è stato comunque bello da vedere anche per concludere un po', avvicinarsi a questo sabato sera che ci ha tenuto molto compagnia. Grazie mille. Se vuoi fare un saluto finale, Ok, volevo grazie mille. salutare tutti quelli che mi stavano guardando adesso e ringraziare tutti quelli della Outlast Community che sono sempre d'aiuto, sempre disponibili per aiutare all'inizio. Questo è quanto. Allora, noi concludiamo con questa run, facciamo una brevissima pausa, leggo giusto una donazione che ci è arrivata da Ethes Daughter che dice vogliamo Garfield donando 5 euro, quindi porta in vantaggio la skin di Garfield per la prossima run.